Onda ha svolto recentemente un'indagine conoscitiva, i cui risultati abbiamo presentato in una sede di regione, a sede di regione Lombardia, un'indagine che aveva l'obiettivo di esplorare presso le pazienti con tumore alla mammella quale fosse il vissuto di queste donne relativamente alla patologia, relativamente soprattutto alle terapie, e come il fattore tempo legato a due diversi tipi di somministrazione di terapia fosse importante. I dati sono molto interessanti, 101 le donne che sono state intervistate in tutta Italia e afferenti a 11 centri di senologia, che già di per sé sono dei centri di, come dire, di riferimento importante, perché vengono, come dire, analizzati almeno 150 casi all'anno, perché la donna viene curata da un'equipe multidisciplinare. E cosa è emerso? Che la terapia sottocute rispetto all'endovena porta dei vantaggi incredibili, viene vissuta molto meglio da parte delle pazienti, perché perdono meno tempo, hanno una maggiore autonomia, riescono a recarsi in ospedale, come dire, da sole, quindi grava meno anche questo burden, questo peso sul caregiver, e si sentono soprattutto meno malate, che è la cosa più importante. Tra l'altro ci sono anche dei riflessi sul piano, come dire, organizzativo, gestionale e economico da parte della struttura che offre questo tipo di terapia, perché ci sono dei costi e dei rischi inferiori. Il tempo, cosiddetto tempo risparmiato, può essere dedicato dalla paziente al, come dire, alla vita familiare, alla vita sociale, di relazione, e anche, come dire, alla vita lavorativa, perché è ovvio che i costi diretti e indiretti legati a un tumore della mammella e a una terapia incidono pesantemente, perché ad esempio nella somministrazione endovenosa il tempo che è emerso, no, da questa indagine di permanenza nella struttura ospedaliera è di 5 mesi rispetto a 2 o 3 mesi che è il tempo invece della sottocutanea. Quindi complessivamente il fattore tempo e il fattore di vivere una patologia e una terapia in maniera differente sono degli elementi che presso le donne italiane sono stati molto apprezzati.